Matrix non è soltanto un bel film di fantascienza. In passato, era conosciuta con altri nomi, come Velo di Maya, o Gioco di Lila. Matrix è una realtà illusoria, in cui tutti gli esseri umani sono immersi. Il mondo, che vedi ogni giorno quando ti svegli, in realtà, non è fuori di te, ma è una tua proiezione. È un mondo, che sorge letteralmente, all'interno della tua coscienza. È un mondo specchio, che riflette, non ciò che vuoi, come erroneamente affermato, dalla legge di attrazione, ma riflette ciò che sei. Tu credi che questo mondo sia reale, ma non è così. È come quando guardi un film. Mentre osservi lo schermo, si attiva dentro di te, un meccanismo psicologico, denominato, temporanea sospensione dell'incredulità. Per tutta la durata del film, tu sei completamente assorto dalla storia, e da quello che accade, ai personaggi nello schermo. Ti immedesimi nel protagonista, ti esalti, o ti disperi, anche se sai che è tutta una finzione. Quando il film finisce, ritorni ad essere consapevole dello schermo, e di avere assistito ad una rappresentazione molto realistica. È quello che succede, in scala molto più grande, con la realtà che vivi ogni giorno. Ti svegli la mattina, e si attiva automaticamente, la sospensione dell'incredulità, che in questo caso, non è temporanea, ma dura tutto il giorno, fino al momento in cui, vai nuovamente a dormire. Questo meccanismo, viene alimentato da una convenzione, su cui tutti indistintamente concordiamo. E cioè, che stiamo vivendo in un mondo reale e tangibile, su cui non abbiamo alcun controllo. La realtà invece, è che tu sei un'anima, all'interno di una macchina biologica, che sta facendo esperienza di un mondo illusorio. Esiste un modo, per interrompere il segnale della socializzazione di Matrix, e risvegliarsi. Si chiama, attenzione divisa. È un esercizio, già noto agli alchimisti. Riportato in auge da George Gurdjieff. Che lo ha ridenominato, ricordo di sé. Mentre sei intento in una qualsiasi occupazione, come camminare, guardare un film, leggere, guidare, eccetera eccetera, porta l'attenzione su un punto del corpo a tua scelta, e contemporaneamente, su quello che stai facendo, anche solo per 5 minuti al giorno. Quando riterrai, di aver raggiunto un soddisfacente stato di attenzione e consapevolezza, allora aumenterai gradualmente la durata dell'esercizio. Si tratta di un esercizio impegnativo, ma assolutamente fondamentale, per il risveglio individuale. Non sarà facile, tenere a lungo l'attenzione. Te ne scorderai molto presto, ma quando questo accadrà, tu riporterai pazientemente l'attenzione sul corpo, e su quello che stavi facendo. Lo sforzo che impieghi nell'attenzione divisa, risveglia progressivamente il tuo corpo, e ridesta la tua anima, dall'illusione della Matrix. Gli effetti più evidenti, sono una mente più calma e rilassata, il tempo che sembra quasi rallentare, e una maggiore consapevolezza di quello che ti circonda. La mente, i pensieri, e le emozioni negative, vengono letteralmente bypassati, lasciando il posto ad una grande pace interiore. Questi, sono chiari segni di risveglio. Questo, è il potere di adesso, il momento presente, il qui, e ora. Sfortunatamente, nessuno può spiegarti cosa significa essere un risvegliato. Devi farne esperienza diretta, e devi arrivarci da solo. Oppure, puoi continuare a dormire. E a credere, a tutto quello che vuoi. Il sonno psicologico, è sempre collettivo. Mentre il risveglio, è sempre individuale. E la metafora, della pillola blu, e della pillola rossa, di Matrix. Quello che sceglierai, dipende soltanto da te.